Buongiorno a tutte. Intanto mi presento, appunto sono Gabriele Lessana, nasco come insegnante elementare, sono insegnato tantissimi anni, 35 anni nella scuola elementare del profondo sud di Milano e prima di terminare di andare in pensione ho cominciato a collaborare con la Fondazione ISMU e un po' a specializzarmi, diciamo, nell'insegnamento dell'italiano lingua seconda e nell'educazione interculturale in generale. Poi appunto come volontariato insegno a mamme a scuola, ho una classe di una ventina di donne di tutte le nazionalità, adesso siamo in DAD, per cui diciamo ho maturato l'esperienza anche in questo campo precisamente e quindi faccio questo, mi piace molto diciamo passare a voi tutto quello che ho imparato diciamo sia sul campo che formandomi. Allora, oggi appunto entriamo un po' nei meandri dell'insegnamento, dell'apprendimento dell'italiano lingua seconda. Come dicevo prima, bisogna sapere come si apprende una lingua per poi saperla insegnare. E quindi, in questa oretta e mezza che siamo insieme, vi pregherei comunque di farmi delle domande quando volete, proprio in modo che ci interrompiamo e facciamo una cosa molto interattiva e molto partecipata, in modo che io sappia quali sono i vostri bisogni e possa rispondere. Paola mi ha mandato, le domande, in grosso modo, a cui spero di poter dare risposta. Nel frattempo, allora comincio, però le domande saranno ancora tante, quindi voi non abbiate paura di chiedermelo, perché a domanda tento di rispondere. Allora, condivido lo schermo e vi faccio vedere le slide che ho preparato. Allora, insegnare italiano alle due, nodi problematici, tutto quello che concerne, che è un mondo veramente molto, molto molto particolare. Allora, io inizierei subito facendovi vedere un video di 10 minuti con Paolo Balboni, che è uno studioso linguista da cui ho imparato molto e che lui con la sua bravura, con la sua capacità, in 10 minuti vi racconta molto dell'insegnamento dell'italiano. Poi io mi collegherò e prenderò spunti da quello che lui dice per approfondire alcune cose. Quindi vi faccio vedere questo video. Vi ho messo sotto anche il link se per caso lo volete vedere. E quindi lo vediamo e poi lo discutiamo insieme. Problema base di cui dobbiamo parlare è cosa vuol dire imparare una lingua, per gli studenti che si iscrivono a Venezia devono imparare lingue qualunque sia il dipartimento che frequentano e per quelli che poi andranno a insegnare come insegnare una lingua. Le due cose sono praticamente uguali, da un lato c'è l'apprendere, dall'altro c'è l'insegnare, ma i meccanismi sono gli stessi, perché quello che è importante è da un lato sapere che cosa vuol dire sapere una lingua. Noi abbiamo delle idee molto strane, se noi andiamo in giro, sentiamo delle risposte che non sono valide, tant'è vero che poi si dice sempre gli italiani non sanno parlare le lingue. Secondo, come funziona questa meravigliosa macchina che abbiamo in testa? Perché è lì che deve entrare la lingua. Terza e ultima, come farla funzionare meglio? Uno dice, mi guardo un DVD e imparo l'inglese. No, se ti guardi un DVD non impari l'inglese, a meno che tu non lo guardi seguendo il meccanismo dei due emisferi. Questo è un po' tutto quello di cui parleremo in questa piccola sessione. Sapere una lingua. Sapere una lingua, se noi lo chiediamo in giro, è sapere le parole, cioè i mattoncini, e le regole di convivenza.
combinazione, la grammatica. Invece non è né l'una né l'altra cosa, sia la grammatica sia le parole sono utilissime, senza di quelle non si può fare nulla. Ma sapere una lingua vuol dire anzitutto saper raggiungere dei propri scopi. Cioè uno non fa una interrogativa, uno chiede un caffè, chiede la strada, non fa delle risposte negative tanto per fare delle frasi, dice che non vuole un caffè e che preferisce uno spritz. Cioè esiste tutta una serie di azioni che noi facciamo quando parliamo. Cioè noi parliamo per fare qualcosa, se parliamo senza avere uno scopo, parliamo a vanvera. Allora, imparare una lingua vuol dire imparare a raggiungere i propri scopi, dall'avere lo spritz al fare una dichiarazione d'amore, possibilmente con risposta, usando adeguatamente la lingua. Adeguatamente, non solo correttamente. Mentre faccio una dichiarazione d'amore, è molto probabile che sbagli tutti i congiuntivi, tutte le preposizioni, non c'entra nulla. Quello che conta è l'effetto generale che si produce. Ecco, questo effetto è gestito da una serie di set di regole che abbiamo in testa, linguistiche, ma anche gestuali. I gesti, tra l'altro, noi li usiamo molto spesso quando non sappiamo una parola in lingua straniera. In realtà sono rischiosissimi. Cioè, questo gesto qua in italiano vuol dire ma che cosa vuoi? Nel mondo turco e medio orientale vuol dire eccellente, ottimo, bella di però nel mondo arabo vuol dire aspetta, stai tranquillo. Ecco, quando noi usiamo i gesti molto spesso corriamo questi rischi. Quindi bisogna conoscere parole, grammatica, gestualità e ultimo tutta una serie di regole culturali. Con un arabo usare il futuro è impossibile se non accoppiato con certe forme. In inglese dire che lui è meno ricco di lei non funziona, è offensivo. Lui non è ricco come lei. Uno dice, ma sono comparativi di uguaglianza, di minoranza? No, sono offensivi o non offensivi. Chiudendo quindi questo saper la lingua vuol dire saper individuare i propri scopi, sapere la ragione per cui sto parlando e quindi calibrare il modo sociale e culturale di parlare utilizzando poi le parole giuste con la grammatica giusta. Non è complesso se noi partiamo dagli scopi, è complicatissimo se partiamo dalla grammatica. Un po' tutto qui. Imparare una lingua non è difficile, ci riesce un bambino, noi pensiamo che sia una cosetta piccola, in realtà il suo cervellino funziona alla perfezione, tant'è vero che a 36 mesi incomincia a dire io ando, i genitori si strappano i capelli, dovrebbero festeggiare, perché vuol dire che quel cervellino, funzionando da solo, ha scoperto che mangiare, mangio, parlare, parlo, andare, ando. Cioè quel vado che lui aveva sempre registrato così come fosse una parola, scompare per un momento e lui incomincia a generare autonomamente lingua. Tutti quanti possiamo fare una cosa simile, anche se i nostri cervelli non sono più perfetti come apprenditori, a meno che non impariamo tante lingue da in realtà, il cervello è composto di due parti, un emisfero sinistro e un emisfero destro. La lingua è situata in due aree qui, quindi è sinistra, il che vuol dire che è analitica, cioè è composta di tanti pezzettini messi in sequenza, le mie parole sono una serie di pezzettini messi in sequenza. In realtà, questa parte funziona dopo, tra i 20 e 21 millesimi di secondi dopo, che quest'altra parte, che è la parte visiva, la parte globale, ha scannerizzato il contesto, ha guardato dove siamo, cosa stiamo facendo, ha richiamato una serie di copioni. Se siamo in un bar, questa parte ha già deciso che in un bar si può salutare quando si entra, ordinare qualcosa, se c'è qualcuno si può offrire. Se offri uno può dirti di sì, di no o cambiare, ma questo è quello che si può fare. Quindi questa parte globalmente fa proprio uno scanning della situazione, vede quali sono le cose possibili e questa parte poi analizza quello che sta leggendo, che sta ascoltando per vedere le varie parole.
E in questo senso il cervello funziona da solo, cioè esposto alla lingua, apprende. Ovviamente un immigrato che viene in Italia per fare questo percorso ci mettono 6, 3, 4, 5 mesi a seconda della provenienza, solo se è esposto. Se c'è un insegnante che lo guida, quindi sa far notare alcuni aspetti e poi sa trarre le somme, dall'altro il processo si accelera. È in questo senso che se noi sempre, quando siamo esposti alla lingua straniera, cerchiamo di avere prima una comprensione globale di che cosa si può parlare qua, eccetera, e poi vedere di cogliere le parole chiave se siamo agli inizi o anche le sfumature se siamo più avanti, il cervello fa come quello del bambino che dice io ando, cioè scopo, ho coprito, è voluto, cioè scopre le regole da solo, basta non inquinarlo mettendogli prima le regole che cascano sul vuoto, cioè non hanno nulla a cui appendersi. Così funziona la nostra macchina, se la lasciamo funzionare si impara così bene. Guardare i film può avere anche, film e pubblicità, può avere anche un altro risvolto molto importante. Quando noi impariamo o insegniamo una lingua, in realtà impariamo, insegniamo anche una cultura, cioè dei valori, dei modi di fare, di concepire le cose. Avere solo una lingua senza sapere che a una cultura corrisponde un software mentale nascosto, che noi non vediamo, è un software di sistema. Per cui tutto quello che noi diciamo in una lingua va poi calibrato su quel software di sistema. Esempio molto semplice, concetto di pubblico e di privato. Esistono delle culture in cui quello che è di tutti non è di nessuno e quindi ci posso buttare il pacchetto di sigarette o la carcassa della macchina. Ci sono delle culture in cui quello che è di tutti è anche mio, per cui se tu butti un pacchetto di sigarette, ti dico scusa. Allora, se io non so queste cose, posso sapere tutti i congiuntivi di questo mondo, ma prima ancora che io cominci a parlare, sono già stato escluso, scomunicato, nel senso di tolto dalla comunità. Allora, esistono tutti questi set di valori, dal senso di gerarchia, al senso di onestà, di fair play, di famiglia, di gruppo, che noi vediamo regolarmente nei film. Imparare queste cose è altrettanto importante quanto imparare la parte comunicativa della comunicazione, cioè la lingua e così via. Non solo, in un film noi, soprattutto togliendo l'audio, possiamo vedere la distanza tra le persone. Gli esseri umani hanno bisogno di una distanza che pare quella di un braccio, lo spazio di Sempre un così. braccio. Le culture mediterranee accettano anche solo un braccio di distanza tra me e la persona che sto parlando. Le culture europee e americane pretendono il doppio braccio, a noi sembrano distanti. Noi da loro veniamo percepiti come aggressivi, come invasivi. E quindi già incomincia male prima di parlare. Di gesti abbiamo già parlato, ma anche ultima di ideali. Ma guardando la pubblicità italiana, uno straniero si può rendere conto di qual è l'ideale di famiglia italiana. La famosa famiglia Mulino Bianco, ma una volta era composta da madre, padre e due bambini di sesso diverso. Da 2 o 3 anni i bambini sono tre, incominciano ad esserci delle famiglie nella pubblicità con bambini di colore. E se uno comincia a vedere queste cose, si rende conto di qual è il modello ideale che viene proposto agli italiani. Saper leggere queste cose è importante quanto saper leggere un testo, perché uno impara una lingua per entrare in contatto con delle menti e quelle menti hanno dei software che sono diversi dai nostri. Noi non dobbiamo copiare i software altrui, ma sapere come sono fatti è fondamentale per non parlare al deserto credendo di essere capiti, mentre invece gli altri capiscono i classici fischi per gli aschi. Ok, allora siamo partiti da qui proprio perché penso che questo video vi abbia fatto un po' capire quello molto, molto bene che cosa vuol dire appunto imparare una lingua.
Balboni l'ha detto molto chiaramente che per imparare una lingua bisogna avere uno scopo. Bisogna avere uno scopo. Quindi, prima di tutto, e qua rispondo anche a una delle domande, come tenere alta la motivazione, per esempio, nelle classi, per tenere alta la motivazione bisogna. Oddio, scusate se c'è qualcosa che. Ecco, dicevamo appunto che come tenere alta la motivazione, per esempio, per una delle domande, è quella di avere ben chiaro perché le persone che sono venute a scuola da noi sono venute a scuola e che cosa si aspettano, cosa vogliono, come possiamo rispondere ai loro bisogni. Quindi, nelle classi diciamo, di donne, per esempio, che io ho una classe esclusivamente di donne, devo tenere presente che loro hanno bisogno di andare dal medico, di accompagnare il figlio dal dentista, di andare a parlare con il professore, non so, di pagare l'affitto, oppure di andare al mercato, per esempio. Ecco, questi sono i loro bisogni. Se io rispondo ai loro bisogni, quindi insegno loro come si chiede un prezzo, cosa chiedere alla dottoressa quando va a parlare con che il bambino non sta bene, che cosa cercare di dire al professore quando io vado a parlare. Allora ho già risposto, tengo alta la motivazione perché loro vengono per quello. Quindi questa è un po' la prima risposta da dare, tenere presente bene di che cosa hanno bisogno. Io ho una classe di donne, come ripeto, ci può essere invece una classe mista di persone, per esempio, che devono trovare lavoro, eccetera. Quindi avere ben chiaro che loro vengono a scuola per imparare alcune cose specifiche. E se io sto rispondo a questi bisogni, allora la motivazione la tengo curata. L'altra cosa da tenere ben presente è questa, che tutti gli apprendenti, da qualunque lingua partano per arrivare all'italiano, passano attraverso quella che viene chiamata l'interlingua. Che cos'è l'interlingua? L'interlingua è un sistema transitorio di regole che accompagna chi impara una lingua. Come diceva Balboni, cioè lui ha spiegato bene cosa bisogna fare, ma bisogna tenere molto presente che, ripeto, da qualunque lingua si parla, dall'arabo, dal cinese per arrivare all'italiano, tutti gli apprendenti passano attraverso questa interlingua che continua a mutare. Ci sono sequenze di apprendimento, che si chiama appunto interlingua, e prevede quattro stadi. Adesso vi spiego meglio cosa vuol dire. Allora, fondamentale l'input più 1, la zona di sviluppo prossimale, e questo cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che inizialmente, se noi prendiamo il verbo, tutti gli apprendenti imparano il presente in una forma cosiddetta basica. Loro dicono io mangia, tu mangia, lui mangia, perché non hanno ancora imparato che l'italiano è una lingua flessiva, io mangio, tu mangi, lei mangia, noi mangiamo, figuriamoci. Lo vedremo un po' più avanti, i cinesi che non hanno singolare, non hanno plurale, non hanno maschile, non hanno femminile, non hanno il tempo dei verbi. Quindi inizialmente loro cominciano a dire io mangia, tu mangia, lei mangia. È proprio la primissima fase dell'interlingua. E poi possono dire io mangia ieri, io mangia domani, perché queste sono le parole che imparano abbastanza velocemente. Io mangia ieri vuol dire loro non sanno dire io ho mangiato e quindi io mangio ieri, io mangio domani. E questo è il primissimo stato per quanto riguarda il verbo, sto dicendo. Poi imparano, per esempio, loro vedono che ci sono queste piccole paroline, gli articoli che sono davanti il quaderno, la matita, il bicchiere, eccetera, però sono tante queste paroline, quindi loro prendono una parolina, la, che è la più semplice, e la sovraestendono a tutte le altre parole, la,
macchina, che è giusto, la bicchiere, la bambini, eccetera. E questo è già uno stadio, cioè sempre un primissimo stadio dell'intelligenza, che può, però fa capire che i nostri apprendenti capiscono che lì ci vuole una parolina. Poi, dopo il presente, appare il passato prossimo. Il passato prossimo perché? Perché loro sentono, immersi come sono nella lingua italiana, questo to, hai mangiato, hai scritto, hai detto, hai fatto, sei andato. Quindi questo to, che rimanda appunto al passato prossimo, fa capire loro che il tempo varia, quindi appare un secondo stadio dell'interlingua. Loro cominciano a dire sono andato, sono andata o sono andato, poi non parliamo poi di tutte le concordanze. Poi appare l'imperfetto e poi il futuro appare più in là e il congiuntivo e il condizionale poi non appaiono mai neanche nei nostri italianissimi apprendenti, per cui. Cosa vuol dire allora fondamentale l'input più uno? Vuol dire che allora se io so che chi arriva, chi è appena arrivato, passa attraverso l'interlingua, quindi da qualunque lingua parta per arrivare all'italiano, passa queste sequenze, vuol dire che io allora, quando lui è nella primissima fase, o mangia, tu mangia, io mangia, tu mangia, lei mangia, allora mi fermo e comincio a dirgli che io mangio la pizza, tu mangi la pizza, lei mangia la pizza. Qua stiamo già facendo della grammatica, perché è una delle domande che era e quando facciamo grammatica. Come diceva Belboni prima, non puoi fare la grammatica prima. La grammatica è strettamente connessa al bisogno di parlare, a quello che io faccio. Per cui non insegno gli articoli, ovviamente lo sapete, però la grammatica viene buttata dentro nelle cose che loro dicono, viene buttata dentro, poi in un secondo tempo l'analizzo. Se io dico, allora ci fermiamo, le prime tre persone del presente, io mangio la pizza, tu mangi la pizza, lei mangia la pizza, e questo lo facciamo scrivere, glielo facciamo studiare, glielo facciamo apprendere, loro hanno già fatto comunque della grammatica, senza saperlo, bene? Perché la grammatica, ripeto, è funzionale a quello che io voglio dire. Quando ci sarà quando appare l'articolo, per esempio, loro, non so, per esempio, elencano che cosa mangiano la mattina per colazione, io mangio la brioche, mangio, bevo il cappuccino, mangio i biscotti. Ecco, questi sono già, come vedete, la variabilità, la grammatica, che viene però inserita nella necessità di parlare e di dire le cose. Poi io faccio fare anche degli esercizi. Allora prendo, per esempio, il là e faccio delle parole, faccio scrivere il là, collegato delle parole con cui il là va bene, e poi altri articoli che però io ho già utilizzato nel mio parlare comune. Quindi è fondamentale l'input più uno, che è zona di sviluppo personale, vuol dire che io, dopo che ho saputo come si impara una lingua, adesso io ti dico come la si insegna, perché allora io devo stare molto molto vicino alle cose che loro hanno già imparato, magari per conto loro, quindi io mangio, tu mangi, lei mangia, sto vicino e aggiungo il più uno è io mangio, tu mangi, lei mangia. E quindi non vado certamente a chiedergli cosa hai fatto ieri pretendendo il passato prossimo, oppure non gli faccio fare un compito dicendo cosa farai domani pretendendo il futuro, perché sono molto molto più in là rispetto alla zona di sviluppo personale. D'altra parte, quando voi andate a una conferenza, vi rimane in testa esclusivamente qualche cosa che voi avete già, una piccola cosa a cui potete agganciare quello di cui si parla nella conferenza. Se vado a una conferenza di non so, di un ingegnere e io non ho niente, non capisco niente, perché non ho
Lui non è nella mia zona di sviluppo professionale, ma è troppo in là e quindi io non mi metto dentro assolutamente niente. Quindi l'altra cosa importante da sapere è che la lingua si apprende inizialmente in un contesto interpersonale. Cosa vuol dire? Vuol dire che la gente, i nostri apprendenti, hanno bisogno di parlare con gli altri, di imparare quelle paroline magiche, diciamo, che lo mettono in comunicazione con un altro, come ti chiami. Se sono a scuola, per esempio, posso andare in bagno, prestami la gomma, dammi la matita, eccetera. Quindi sono tutte frasi o parole o piccole frasi che insegnate e magari memorizzate devono però rispondere dei loro bisogni. Quando si sta in classe è logico che ti dice come ti chiami, mi dai la gomma, prendi la penna, eccetera. Quindi sono il rapporto è il contesto interpersonale e l'errore è la spia dello stadio dell'interlingua e questo lo vediamo adesso. Quindi gli errori non sono tutti uguali, ma bisogna interpretarli. Allora, se io prendo la frase io arriva ieri, è chiaro che è un errore, però questo errore ti dice che il mio apprendente è in quella che dicevo prima una forma basica. Quindi manca qui ogni forma di flessione, no? Io arriva ieri. Poi andando avanti nell'interlingua, perché l'interlingua è appunto un sistema transitorio che continua a cambiare per arrivare all'italiano soprattutto bene, loro cominciano a dire io arrivato. E certo che è un errore anche questo, ma mi fa capire che lui sta affrontando una prima forma di flessione, il to, per esprimere il passato. Vuol dire che lui ha già fatto un bel passo avanti. Io, il passo dopo è io ho arrivato. Certo, è un errore anche questo, però cosa ci fa capire? Vuol dire che lui ha capito che per fare il passato prossimo ci vuole una parolina, non è ancora in grado di capire se ci vuole il verbo avere o il verbo essere, però lui ci mette ho arrivato. Per cui vedete che quanti passi avanti pur rimanendo nell'errore. Quindi io ho arrivato è la costruzione dell'ausiliare più verbo, errore lessicale, scelta errata dell'ausiliare, però è una spia dell'interlingua. Noi siamo arrivato, anche questo è un errore, perché lui allora fa capire che la costruzione ausiliare più verbo, scelta corretta dell'ausiliare, quindi noi siamo, è giusto, arrivato, è sbagliato, e poi alla fine noi siamo arrivati. Ecco, tutti questi passaggi ci fanno capire che il nostro apprendente certamente fa degli errori, ma che sono diversi dallo sbaglio, perché l'errore è diverso appunto dallo sbaglio, perché si parla di errore in presenza di una deviazione dalla norma linguistica codificata nella lingua oggetto, no? Sono tutti errori quelli che ha fatto. Ma l'errore è diverso da sbaglio, perché entrambi sono violazioni delle norme della lingua, ma l'errore riflette una regola sistematica dell'apprendente. L'apprendente fa delle ipotesi sulla lingua di imparare, no? Lui si butta, dice delle cose. Mentre lo sbaglio, quindi l'errore è un importante indicatore del processo di apprendimento della lingua, mentre lo sbaglio è proprio, non so, gli ho insegnato bene a dire io mangio, tu mangi, lei mangia, lui lo dice bene per tante volte, poi una volta si sbaglia, quindi non è un errore che ci fa capire dov'è posizionato una fotografia dell'interlingua, ma è proprio uno sbaglio che poi si può correggere. Quindi allora, tenete ben presente questo, perché questa è una cosa molto importante quando noi correggiamo. Allora, un'altra domanda che era quando correggere? Correggere tutto, correggere in parte, che cosa correggere quando fanno degli errori? Allora, noi dobbiamo certamente correggere, ma non correggere tutto. Se noi, per esempio, il nostro apprendente ci sta raccontando che cosa ha fatto ieri, e ci mette tutta la sua capacità e la sua passione per raccontare ieri è andato al ristorante, mangiato pizza, e ci sono tanti errori,
non lo correggo, ma gli ripropongo la frase per fargli capire che io ho capito. Ah, sei andato al ristorante a mangiare la pizza? E lui dirà di sì, perché io gli ho riformulato la frase senza gli errori. Se è in un momento in cui lui sta parlando e vuole dire delle cose. Se sono invece in un momento in cui io attiro la sua attenzione su alcuni errori che lui ha fatto e gli faccio fare un esercizio, allora sì che lo correggo. E quindi bisogna stare attenti di correggere poi le cose che loro si possono mettere dentro. Se io vado troppo lontano, non li correggo ieri. Se lui è presente nella forma basica del presente, non gli correggo neanche il passato prossimo perché sono troppo lontana, gli correggo magari il presente con la seconda persona che lui già può mettersi dentro perché è lì vicino nella zona di sviluppo prossimale. È tutto chiaro fin qua? È chiaro? Sì, direi di sì. Tutto chiaro. Grazie. Perfetto. Perché io vedo soltanto le mie slide, non li vedo, quindi Ah, se va bene. ci sono comunque delle cose da puntualizzare, così non abbiate paura, per favore, ditemeli, chiedete tutto quello che volete, che così approfondiamo pian piano. Quindi allora qui abbiamo visto l'interlingua, che è un sistema che cambia in continuazione, l'errore e lo sbaglio. E io devo stare molto vicino a correggere gli errori che lui è in grado di mettersi dentro. Questa è qualche cenno, per esempio, non so se avete degli apprendenti cinesi in classe, perché se noi diciamo, capiamo un po' più, perché logicamente non si può fare tutto, cerchiamo di capire come è fatta la lingua cinese piuttosto che araba, capiamo anche perché loro sbagliano. Fanno degli errori che a noi sembrano banalissimi e li diciamo 400 volte, loro invece lo sbagliano in continuazione. Quindi i cinesi, per esempio, hanno la lingua scritta uguale per tutti, mentre l'orale è assolutamente differente. Mi ricordo quando avevo in classe una bambina cinese, lei ha parlato tardissimo. Cioè è venuta e non diceva mezza parola e proprio non, io nonostante avessi già studiato delle cose, facessi delle cose per lei non parlava perché la lingua cinese è una lingua che non è flessiva, è esattamente il contrario dell'italiano. Noi abbiamo io, tu, noi, voi, loro, io mangio, io mangerei, io ho mangiato, io mangiavo, io ho dimangiato, quindi è. Mentre loro non hanno assolutamente, non si declina e non si coniuga niente. Ogni parola è una parola monosillabica, ed è una lingua tonale, perché ma vuol dire mamma, ma vuol dire quattro cose diverse. Quindi, dopo una settimana è arrivata un'altra bambina cinese, però loro due si capivano soltanto se scrivevano, perché pur essendo a 300 km di distanza, loro parlavano dei dialetti completamente diversi. Ci sono 300 dialetti molto diversi in Cina, per cui la lingua scritta è uguale per tutta la Cina, ma la lingua orale sono molto molto diversi. 56.000 sono i caratteri che devono imparare nell'elementari. Cioè 2.500 nelle elementari e 56.000 caratteri per leggere magari un giornale. E la lingua tonale, come dicevo, le parole sono tutte brevissime, per cui per esempio dire saponetta, saponetta sono quattro sillabe, per loro è una cosa inconcepibile. I suoni inesistenti sono la R, la V, la N e la G, che loro fanno molta, molta fatica a pronunciare. L'altra cosa da sapere è che loro, in moltissime scuole della Cina, soprattutto nei paesi, eccetera, i bambini imparano, e quindi tutti gli studenti cinesi che voi avete in classe, ovviamente sono andati a scuola, imparano molto tutto, tutto
a memoria, molto molto a memoria e molto ripetono tutto in coro. Sviluppano pochissimo l'aspetto critico, per esempio, per cui dire a un cinese appena arrivato cosa ne pensi di quello che è successo ieri in paese. Non hanno, non sanno cosa dire, perché molto, molto del sistema scolastico cinese è basato su storie, racconti che dicono come devi fare, comportarti bene, come devi non parlare a vanvera, devi parlare soltanto quando sei sicuro di dire la cosa giusta, eccetera. C'è molto rispetto per l'insegnante, non si guarda mai negli occhi chi si ritiene superiore, e quindi queste sono un po' le caratteristiche dell'apprendente cinese fatto molto, molto velocemente. Però hanno una memoria strepitosa. Hanno una memoria veramente incredibile perché devono imparare non soltanto tutti questi caratteri, ma ogni carattere si scrive esattamente, se un carattere è formato da cinque segni, ogni segno deve essere fatto dal basso in alto, da destra a sinistra, eccetera. Quindi sviluppano una grandissima capacità mnemonica. Se voi vi ricordate che ogni tanto ci sono questi bambini anche che fanno, non so, ginnastica artistica o riescono benissimo in certe cose, perché ogni movimento lo parcellizzano in tantissimi pezzetti e poi lo imparano perfettamente e lo riproducono perfettamente. Così come nella copiatura delle borse, delle scarpe o di tutte le nostre cose. Loro sono talmente bravi, specializzati nella copiatura perfetta, e perché anche nella loro cultura il maestro va copiato. Quindi da noi abbiamo, cioè, si può copiare perché ma mentre da loro il tema della copiatura è tutto un altro elemento. Ecco, questi sono gli studenti sinofoni, allora, arabofoni, gli arabi, no? Loro, io per esempio ho moltissime donne straniere, soprattutto marocchine, Marocco, Egitto, Tunisia, eccetera, fanno molta fatica perché nel loro alfabeto non c'è la R, la V, la N e la Y, fanno molta, molta fatica perché non ce l'hanno. La N davanti a consonante non la dicono, cantare, mangiare. Riconoscere la difficoltà a riconoscere la B, la P, la D e la T, e poi tu non l'ho scritto, non so perché, la I e la E le confondono perché non hanno, ci sono soltanto tre vocali e quindi fanno una grandissima fatica. Ecco qua l'articolo, metto in atto la soppressione e la semplificazione degli articoli e delle preposizioni, no, non le hanno loro e quindi non le mettono, e l'uso degli accenti, le doppie, le maiuscole, perché in arabo la scrittura non ha maiuscolo, minuscolo, stampato o corsivo. Quindi loro, quando mischiano scriviamo delle parole, loro mischiano queste cose perché nella loro lingua non hanno né maiuscolo né minuscolo né lo stampato né il corsivo, e hanno una punteggiatura molto rigida, diversa dalla nostra. Non hanno la sillabazione, le parole non si sillabano e l'arabo si scrive da destra verso sinistra. E non so se avete degli studenti arabofoni, le mie, per esempio, quando comprano i quaderni e scrivono tutto a cavallo della riga. Scrivono proprio a cavallo, la riga sta in mezzo e loro scrivono un po' sopra un po' sotto, quindi anche lì bisogna fargli fare molto esercizio. Un altro problema che ho riscontrato con loro è che loro si scrivono sempre tutte molto storte, mettono il quaderno praticamente in verticale rispetto al loro corpo, perché poi scrivendo da destra verso sinistra hanno tutto un modo diverso, quindi bisogna con loro insistere moltissimo sull'ordine e sull'essere ordinati, ecco, perché sono molto molto disordinate, proprio perché, cioè, noi lo chiamiamo disordine, per loro magari è un altro nome, perché hanno tante cose da dover imparare. Quindi queste sono un po' le cose. Ecco, quindi sapendo un po'
come si sviluppa la loro lingua, quali sono le loro difficoltà, possiamo venire incontro un po' all'insegnamento della lingua. Faccio un brevissimo cenno, ma molto breve, perché ci vorrebbe una lezione intera sugli analfabeti in lingua madre. Non so se avete avuto mai, cioè donne o uomini, non so, che non sono mai andati a scuola nel loro paese d'origine, e questo è un problema molto complesso, perché mentre a parlare si impara senza avere nessun problema, a leggere e scrivere bisogna imparare. Quindi è gente adulta che magari si è sposata, che porta avanti una famiglia, eccetera, che però non sono mai andate a scuola. Questo vuol dire che non hanno sviluppato quelle sinapsi cerebrali che sviluppa, per esempio, un bambino di 6 anni quando va a scuola, che permettono loro di capire che una lettera A, se io dico A, questa A si può trasformare in un simbolo. Non hanno mai preso in mano una matita, per cui non sanno come si tiene, da che parte si comincia, eccetera. Non hanno mai sviluppato la capacità di lettura, eccetera. Quindi, con gli analfabeti in lingua madre, i tempi sono molto, ma molto più complessi, e bisogna partire da cose che loro hanno, cioè loro sono persone che girano per la città, che vedono i cartelli. Quindi partire, per esempio, dai cartelli, sì? Cioè la farmacia col simbolo della farmacia, il simbolo del tram, il simbolo della tabaccheria, eccetera. Partire da quelli per far capire che il significato, quella parola, che quel simbolo ha un significato. Quindi partiamo da quello, per poi lentamente cercare di far capire loro che c'è una parola detta si può trasformare in una parola scritta. E questo è un parola, mi ricordo come. E poi i tempi sono lunghissimi. Io ho avuto questa donna analfabeta di 35 anni con 5 figli, non era mai andata a scuola in vita sua, e in un anno, ripeto, in un anno, perché veniva e non veniva per tutti i problemi, in un anno, cioè mi facevo scrivere il suo nome, per esempio, già con difficoltà, e prima abbiamo fatto delle cose proprio a livello manuale. Ma scrivere il suo nome e poi coprirglielo e farglielo riscrivere ci ho messo tantissimo, perché cioè, lo sviluppo della memoria, soprattutto legata appunto alle parole, alle lettere, loro non ce l'hanno. E quindi bisogna cominciare molto, molto prima, un 3 a 1, ecco, un 3 a 1, un a 0 proprio, un a 0. Perché un conto è essere andati a scuola, gli scolarizzati, magari sono andati a scuola, hanno imparato a leggere, a scrivere, hanno capito che alle parole corrispondono i simboli, hanno imparato tantissime cose e le trasferiscono nella nuova lingua. Un conto è non aver mai fatto tutto questo percorso e doverlo fare. Ci sono domande su questo? Vi è capitato di insegnare gli analfabeti in lingua madre? Avete trovato difficoltà o qualcosa che volete sapere? Ho letto nello chat una domanda proprio su questo Sì. argomento, da Valeria Covini. Magari vuole dirlo lei direttamente? Va Attivando bene? l'audio, Valeria. Sì, ok, grazie. Io, diciamo, seguo delle mamme in un contesto un po' particolare che è l'ospedale, l'Istituto dei Tumori. Loro vengono lì con i bambini che sono ammalati e c'è un progetto che appunto è finalizzato a dare, diciamo, ausilio linguistico a queste mamme. Adesso abbiamo recentemente ripreso ovviamente il nostro progetto, il nostro lavoro e alcune mie, diciamo, colleghe volontarie stanno lavorando con delle mamme arabe. Che sono, come scrivevo nella chat, le uniche, diciamo, che incarnano la lingua madre, perché sono le uniche che rimangono in famiglia a non parlare l'italiano.
Ovviamente dipendono dai figli e spesso anche dal figlio che è ammalato. Adesso stiamo facendo del lavoro a distanza. È difficile però eliminare, tra virgolette, l'ausilio del figlio che sa l'italiano. Allora mi chiedevo come fare anche durante la conversazione per cercare di, diciamo, fare in modo che si esprimano comunque senza, diciamo, temere anche un giudizio rispetto ai loro figli che l'italiano lo sanno molto bene. Ma quando vi trovate in DAD ci sono solo le mamme o anche i bambini? No. Ma in questo caso specifico c'è la mamma con accanto di solito o il figlio o la figlia che sa l'italiano. Perché è come se non riuscisse a togliersi, certo, a staccarsi, perché ha questo legame. Il timore del giudizio. Un po' il timore del giudizio, poi credo che sia anche proprio la paura. Io, devo dire, sentendo la sua introduzione, eccetera, abbiamo fatto le cose giuste, nel senso che stiamo comunque ponendoci attraverso le situazioni, quindi una ricetta, una cosa, eccetera. Però un conto è farlo vicini, no? Certo. Ecco, e quando adesso le cose si stanno complicando con, diciamo, queste lezioni a distanza, perché con la vicinanza la madre, diciamo, un po' riesce a, diciamo, a prendersi la scena, ecco. Certo. Mentre a distanza è come se ritornasse indietro e forse appunto ha paura di non far bene, di essere giudicata dai... Io ho sempre detto e continuiamo a dire ai ragazzi, ai figli, non parlate in arabo, se volete che la mamma impari, parlate in italiano anche voi con lei. Però poi chiaramente questa cosa allora c'è la prima cosa da dire che mi viene in mente importantissima è che certo non è la situazione migliore questa, perché le donne dovrebbero essere separate dai figli, assolutamente, perché è vero che c'è questa, però la cosa importantissima da dire è che a casa c'è la lingua della casa e la lingua della scuola, i bilingui simultanei, i bambini che sono bilingui simultanei, cioè che nascono qui, che hanno la mamma e i genitori che parlano arabo e poi vanno a scuola in italiano, al nido, eccetera, o poi più avanti, cioè devono continuare a parlare la lingua madre a casa. A scuola parleranno l'italiano. Questo va detto da tutti gli studiosi, da tutte le ultime ricerche, che è fondamentale ed è importantissimo che il bambino impari la lingua madre dai genitori di lingua madre, perché nel cervello di un bambino ci stanno più lingue. Io ho un amico che la mamma è francese, lui è americano, la bambina è italiana, tutte e due hanno fatto questa scelta di parlare la lingua loro, perché la lingua madre, che è la lingua delle coccole, delle sgridate, degli affetti, eccetera, per cui, e si mette in tasca al bambino una fortuna, perché loro non si accorgono di imparare. Poi a un certo punto il bambino stesso comincerà magari a non voler più rispondere in arabo alla mamma, perché va a scuola, fa l'esperienza in italiano con i compagni e vuole parlare, rispondere in italiano. Ma questo non deve quindi il suggerimento che ha dato, diciamo, di parlare italiano con la mamma, sì, può essere vero, però diciamo bisogna rispettare, sì. Cioè, se la mamma è costretta a parlare un italiano per far piacere al figlio, un italiano che magari è troppo lontano se lei ha un italiano a livello A oppure magari a zero, e deve fare il suo percorso. E non è perché il figlio magari gli parla italiano, eccetera, perché sennò si squilibra un rapporto. È vero che i bambini certe volte fanno da supporto e fanno da mediatori culturali con i genitori,
Però diciamo il bambino fa il suo percorso a scuola, l'italiano impara bene, la mamma fa la sua lingua madre, è l'arabo, glielo passa, e quindi ecco, la situazione lì bisognerebbe, cioè non c'è la possibilità che i genitori si spostino un po', devono essere proprio presenti i bambini. Sì. No, adesso, a parte parliamo di bambini un po' più grandi, cioè sono 11 anni, 11-12 anni, la ragazza un po' più grande. Sì, abbiamo chiesto diciamo di allontanarsi, questo adesso vedremo di riuscire a farcela, insomma. Poi volevo anche chiedere un'altra cosa, questo in termini più generali, ma noi di solito appunto vediamo persone che hanno un livello molto basso di apprendimento di nuova lingua, eccetera. Ecco, nella fase in quella fase di interregno, come dicevamo, è utile l'esercizio solo verbale, perché se devo anche inserire la prova scritta diventa forse difficile, pensando soprattutto per esempio alle persone arabe che hanno anche la difficoltà di scrittura. Ma no, io direi che diciamo, quando sono in classe io devo avere la consapevolezza di fare, non so, 10 minuti di conversazione. Allora, non so, parliamo, non so, dal medico, cosa fai, cosa dici, sì, fai finta di una telefonata e così via. Poi, e sono consapevole di lavorare sulla comprensione orale e la produzione orale. Perché poi c'è la comprensione orale, la produzione orale, la comprensione scritta e la produzione scritta. Allora, sono consapevole, adesso facciamo 10 minuti in cui facciamo una telefonata al medico per prendere un appuntamento e quindi insegniamo l'orale, la comprensione e la produzione. Negli altri 10 minuti, un quarto d'ora e così via, io rinforzo quello che ho detto oralmente con lo scritto. Perché lo scritto io lo metterei in pari passo con l'orale. Allora, dipende poi dal livello della classe, perché se io, non so, faccio un appuntamento col medico e prima abbiamo parlato oralmente, faccio scrivere una breve frase, secondo del livello, logicamente. Oggi vado dal dottore e basta, e mi fermo lì. Oggi vado dal dottore, e glielo facciamo scrivere magari 2 volte, oppure poi lo scriviamo alla lavagna, loro lo copiano, poi magari coprite la lavagna, coprite il quaderno e loro magari lo ricopiano, in modo che rinforzino queste cose. Però la seconda parte io devo avere la consapevolezza che sto rinforzando la produzione scritta. La produzione scritta. Se ho un analfabeta o uno proprio un livello minimo, io gli faccio scrivere solo dottore, faccio il disegno o l'immagine, scrivo l'immagine dottore, punto. Poi secondo del livello, oggi vado dal dottore, oggi... Sì, aumento, si aumenta, ok. Ecco, anche qua, per esempio, prego. Oggi, quando parliamo di grammatica, la grammatica c'è sempre. Se io dico una frase che mi interessa perché voglio che loro mi imparino a prendere un appuntamento telefonico, così, oggi vado dal dottore per prendere un appuntamento, quindi ho dal e per. Allora, e sono 2 preposizioni. Allora loro, anche io alle mie ragazze lo dico sempre, che nella lingua italiana ci sono queste paroline piccolissime, dal, di, eccetera, che sono molto, ma molto importanti. Allora comincio per esempio a fargli vedere, non so, delle immagini, in alto scrivo io vado e poi metto vicino il dottore, poi metto l'immagine di un supermercato, l'immagine di un tram, e allora oggi vado dal dottore, vado al supermercato, vado in piscina, rinforzo, attiro la loro attenzione sulle preposizioni che loro possono utilizzare, senza dire che sono preposizioni, senza che sono, diremo più avanti, secondo il livello. Io sto parlando di una A1, non so, un inizio A2 o così via. Quindi la grammatica deve essere sempre mescolata profondamente al parlato,
poi sarà il nostro compito quello di attirare l'attenzione su di loro, vado a scuola, vado a trovare un'amica, vado a, eccetera, tutte le proposizioni semplici che ci sono, e quindi li rinforzo. E sto vicino alla zona di sviluppo prossimale di cui abbiamo parlato prima. Certo, Ok? Ecco, mi certo. raccomando comunque di dire sempre alle vostre allieve o allievi, se mi avete così, che di non vergognarci, di non avere problemi, di continuare a parlare a casa la lingua uno ai loro figli, perché gli si mette in tasca una fortuna. Anche perché poi la lingua madre è, come dicevo prima, la lingua non è un guanto usa e getta, la lingua è siamo impregnati della nostra lingua, quindi le coccole, le sgridate, le No, canzoncine e no, tutto. e da questo punto di vista la lingua madre è davvero la lingua madre, però mi rendo conto che in certe culture poi resta la lingua della donna. La donna non viene inserita nella società Questa è perché un'altra, no, no, questa è un'altra cosa, questa è un'altra cosa. La questo madre, caso è no, 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 peggio. certo, la madre deve continuare a parlare la lingua madre, ma poi al figlio, ma poi andare a scuola Esatto. e imparare l'italiano, che sarà sempre più evoluto, sempre più, Certo, assolutamente. Non deve certo. rimanere in casa chiusa, eccetera. Ecco. Ma quello che vedo io è invece Purtroppo, proprio certo, l'inverso. purtroppo per mille motivi, per problemi culturali, per problemi di figli, per problemi, mille problemi, magari non vengono a scuola. Però No, no. no, noi dobbiamo batterci perché loro, vengano a scuola per imparare. E tante vengono a scuola con la motivazione, appunto, visto che i figli magari diventano grandi, si sentono magari un po' emarginati, eccetera, una delle motivazioni è quella di venire a scuola per imparare l'italiano bene. Ma questo una cosa è parlare la lingua madre del figlio, un'altra cosa è imparare l'italiano. Sono due Certo, cose certo, che sono certo. assolutamente. No, no, ma infatti da questo punto di vista noi abbiamo dalla nostra una forte motivazione perché ovviamente loro sono quelle persone che prendono cura, che si devono prendere cura del loro bambino o Certamente, bambina e certo. quindi quello è, diciamo, un grossissimo aiuto ad imparare, Certo, uno sprone ad imparare, questo sì. perché le donne sono il ponte con la vita, non c'è niente da fare, il ponte, perché gli uomini vabbè, sono molto concentrati sul lavoro, eccetera, ma la donna fa il ponte con la famiglia, con la scuola e così via, quindi bisogna proprio farle venire a scuola, tirarle fuori da casa e farle venire a scuola. Grazie molto per questa lunga spiegazione. Magari alcune cose possono tornare anche l'11, perché non è soltanto in realtà una questione di didattica dell'italiano, ma anche proprio della relazione che si crea con gli allievi e la questione dell'identità legata alla lingua. Quindi sono argomenti che secondo me anche settimana prossima in qualche modo riprenderemo. Certo. Non so se ci sono altre domande o se vuole andare avanti il signor Lessana. Allora, qua ho messo due, questi qua che sono più adatti ai bambini, però insomma, perché l'ho messo? Trovare le differenze. Allora, ci sono tanti giochi che potete fare, o tante. Siccome imparare a scrivere soprattutto, vuol dire anche stare molto attenti alle differenze, cioè una O e una con la gambina così e l'altra con la gambina giù, oppure tutte le differenze che ci possono essere. Quindi alleniamo i nostri allievi e le nostre allieve con, per esempio, sulle settimane mistiche, che ne sono tantissimi di questi disegni, trovare le differenze. Perché se io guardo questi due e alleno e mi alleno proprio a vedere che, per esempio, qua nel quadro ci sono delle ciliegine qui, no, qui c'è una cosa per terra e là no, e così via. Quindi, allora, con dei piccoli esercizi alleno i nostri, questo è lo stesso, bisogna far fatica a trovare le differenze, però uno c'è un occhio, l'altro no. Adesso io ho preso questi qua, ripeto, che sono più adatte magari ai bambini o magari divertono anche gli adulti, però nella settimana mistica o magari su internet, fategli fare anche questi esercizi.
di allenamento alla osservazione. Più io osservo, più mi alleno a vedere proprio le differenze che ci sono. Questo è un piccolo suggerimento. Allora, qui per esempio mi piaceva parlare un attimo anche del video. Voi fate vedere dei video alle vostre allievi, ai vostri allievi, perché il cinema o qualche spezzone di film servono anche molto per introdurre un tema, per approfondire un argomento, per stimolare il racconto e il vissuto personale. Quindi allora si può partire da un piccolo filmatino, da un piccolo filmato, e considerarlo un vero e proprio testo, perché il testo non è soltanto il racconto o che io faccio leggere o qualcosa che io scrivo per abituarmi alla comprensione orale. Diceva Balboni nel precedente, nel video che abbiamo visto, come gli spezzoni dei video, la pubblicità, servono proprio per introdurre magari un tema. Faccio vedere, non so, uno spezzone di una pubblicità dei biscotti, si vede magari la famiglia e così via, quindi loro devono capire, devono raccontare quello che vedono, magari scrivono qualcosa, quindi servono ad introdurre un tema. E poi io chiederò: ma allora, noi abbiamo visto la famiglia che fa colazione, voi come fate colazione, cosa mangiate, cosa mangia un bambino, a che ora vi alzate, eccetera. Quindi possiamo introdurre un tema in questo modo. Per esempio, non so se voi vedete questa serie che si chiama Minuscule in televisione, lo vedete su YouTube. È questa serie di piccolissimi filmati di almeno 2-3 minuti massimo, non parlati, assolutamente non parlati, dove si sviluppa un piccolo racconto legato a questi piccoli questi animaletti piccolissimi, ragnetti, mosche e così via, che sono bellissimi e che raccontano una vera e propria storia. Allora, perché ve lo suggerisco? Perché delle volte può essere utile, appunto, invece di portare sempre qualcosa di cartaceo e così via, far vedere questi piccolissimi filmati per poi farli raccontare. Siccome non c'è una parola in questi filmati, non c'è niente, c'è soltanto la visione di qualcosa che succede, do loro l'input di parlare, perché tante volte per farle parlare, le nostre, non è così facile farle parlare, poi loro sono molto, quindi bisogna introdurre degli argomenti e avere la pazienza di permettere loro di dire qualcosa. Allora, un breve filmato in cui non ci sono le parole permette loro di dire: adesso prova a raccontarmi con le tue parole quello che hai visto. Allora, il ragno fa la tela, arriva la mosca entra nella tela e poi loro due si parlano e poi finisce bene, per dire 4 parole. Poi magari questo piccolo raccontino lo trasformate in scritto, un piccolo raccontino scritto legato a questo. Quindi vi consiglierei di andare a vedere, ce ne di bellissimi, di prendere qualcuno e di appunto farlo, utilizzarlo proprio per introdurre un argomento, eccetera. Poi volevo farvi vedere, questo per esempio è una sequenza di Fantozzi. Fantozzi è la prima sequenza in cui lui si alza, che poi vi faccio vedere la didattizzazione, come l'ho trasformato in... Allora, prima vi faccio vedere il pezzettino. Poi qua sarà ognuno di voi a valutare se farlo vedere, quando, in che classe, eccetera. Io l'ho fatto vedere alle mie ragazze, devo dire che è piaciuto molto, e poi vi faccio vedere come l'ho trasformato in schede su cui poter lavorare, su come ci si sveglia la mattina. Vediamo se riesco.
Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a mettere alle 7:51. Lo vedete? Vale a dire... Non no. Ancora, sta sembra che stia arrivando qualcosa, ma adesso non vediamo. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano. Non vedete? No, non vediamo. Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè. Vedete? Il cartellino sì. D'entrata alle 8:30 precise. No, è il video sempre. Il cartellino d'entrata. C'è solo l'audio che arriva, non no, l'immagine. No. Allora un attimo che vediamo se riesco. Vai con calma, non importa se perdiamo un mezzo secondo, un mezzo minuto, dai. Succede sempre con questi zoom. Comunque è molto carina l'idea di mandare il filmato, infatti. Era carino anche solo a sentirlo, devo dire. Intanto dico una cosa, intanto che tu fai questa cosa, nella speranza che Federico mi ascolti, se può fare entrare, mandare il link a elio.vera@cesma.edu. elio.vera@cesma.edu. Gli ho anche scritto una mail, Federico, ti ho. Uscite? Si vede? Sì. Sì, vediamo, sì. Okay. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3.000 gradi per fare! Gli 8 e 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. Secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo di 6 secondi netti. Uno. Ancora un patrimonio di 3 minuti a rivestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle 8:01. Tutto questo naturalmente salvo tragici imprevisti. Cambio! Non ce la farò mai. E allora? Allora prenderò l'autobus al volo. No, Ugo, l'autobus al volo no. No, papà. Sì, saltando dal terrazzino. Guadagnerò almeno 2 minuti. No, Ugo, non l'hai mai fatto. Non hai il fisico adatto. Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Mm.
corso loro. Coraggio, ragioniere! Mostra pieno. Che rincoglioniti. Allora, ecco, allora, questo può essere una cosa che li diverte sicuramente molto e introduce il tema, può introdurre il tema della la vita quotidiana, no? Per Tozzi, la sveglia. Allora, come descrivere le proprie abitudini, le azioni quotidiane, i vestiti, rinforzo dei verbi, delle tre coniugazioni, presente riflessivi, contenuti e rinforzo del passato prossimo. Quindi, per esempio, la mattina, dopo il filmato, cosa ti piace fare quando ti svegli? Che cosa invece non ti piace fare? Poi, la mattina del signor Fantozzi, com'è la sua mattinata? Allora si alza, prima dorme, poi si alza. Ma che ora mette la sveglia? E quindi la lettura delle 8:10, 8:30, 6:15, quindi si lavora sulla lettura dell'orologio. Poi cosa fa? Cosa fa per primo? Adesso qua non si vede bene lo schermo. Cosa fa per primo? Beve il caffè, si fa la barba, lava i denti, bacia la figlia, si veste, va in bagno, si lava, fa ginnastica, si pettina. Anche qua vedete, si lava, si pettina, si asciuga, si alza, si fa la barba. Quindi i verbi riflessivi, quindi la grammatica che entra in una cosa. Poi scrivi i nomi dei vestiti con una sequenza, quindi il cappotto, la cravatta, eccetera. E quindi qua... si possono fare, ecco, ne avevo fatte anche altre, ma tanto per farvi vedere, qua si può lavorare tantissimo, poi cosa fai tu, e poi si parte dal filmato per poi arrivare a loro, cosa fai tu alla mattina, che ora ti alzi, che ora ti alza il tuo marito, i ragazzi, cosa fai di colazione, e così via. Quindi diciamo serve un po' proprio per... così, per divertire, rompere un po' la routine quotidiana. Si fanno sempre un po' le stesse cose col cartaceo, quindi si crea la motivazione e si lavora perché si può didattizzare qualunque cosa. Ok? Adesso volevo farvi vedere, ecco, invece quest'altro video che volevo farvi vedere, prendete nota, questo Word Wall, ho sbagliato questa A, che guarda, Word Wall, che vi faccio, è un diciamo un sono dei lavori che si possono fare con le ragazze, soprattutto con la grammatica, lavori molto divertenti che si possono fare. Sì, c'è qualcuno che vuol parlare? Ho visto una mano alzata. Sono io, sono la Paola. Ascolta, queste cose interessantissime che stai facendo vedere, tra l'altro secondo me, dimmi tu se mi sbaglio perché io non sono del ramo, secondo me sono adattissime anche in una pratica di insegnamento a distanza. Assolutamente queste sì. Cose... Assolutamente sì. Anzi, perché è un argomento che era emerso. Certo, assolutamente sì. Perché diciamo le teniamo un po' incollate allo schermo e quindi le motivano, si motivano. Ecco, invece Word Wall, scrivere,
sono dei simpaticissimi esercizi. Sì. Ecco, per esempio, ecco. Lo vedete? Vedete lo schermo? Vedete? Sì, lo Vedete? vediamo, Sì, ecco, loro sì. hanno, tu fai hanno, è giusto. Poi arriva questo, un altro. Voi abbiamo, sbaglio, facciamo un breve, e dice no, e quindi lo rifai. E poi ne arriva un altro, tu hai, ed è giusto. E qua sono esercizi tutti, faccio lui, lei, ha, e quindi fatti così, dopo averci lavorato in classe, eccetera, può diciamo, valorizzare. Andiamo un attimo indietro, poi vi faccio vedere un altro esempio di questi. Ecco, qua. Vediamo abbinamenti, per esempio. Abbinamenti. E sono tantissimi di questo tipo, uno più carino dell'altro. Ah no, questo qui, no, questo qui l'ho fatto vedere prima. Facciamo Quest'anno. quiz. Ecco, loro hanno, loro ha, non so, loro hai, ho sbagliato. Avanti. Ecco, sono tutti di questo genere. E poi il bello di questo word wall è che potete creare anche voi, ve lo spiega come, ecco, cruciverba, vediamo qua per esempio. Potete creare anche voi qualche cosa, ecco qua. Cruciverba, adesso non so bene come funziona. Loro. Ah. Cioè, vanno inserite le parole in modo che anche qua. Dove Guarda che l'ho messo tu. Lei, insomma. Ecco, ce ne sono, guardate, vediamo quiz. Vediamo quiz. prima quiz. No, ho trovato il rispondente. No, vabbè, è sempre lo stesso. Vabbè, comunque adesso è giusto per farvi ecco qua, aspettate che c'è fuori, ecco, la ruota della cortina. Ecco, questa qui per esempio per farle parlare. Allora c'è questa ruota. Qua invece in quella che avevo visto prima ci sono delle parole, parlare, mangiare, eccetera. Loro devono cominciare una parola, gira la ruota e tu devi incominciare una frase con io e poi ci metterai un verbo che logicamente Ok, e quindi questo è word wall che vi ho fatto vedere. Se lo trovate su internet, veramente trovate un sacco di cose. Ecco. Quindi, allora, quindi questo ve l'ho fatto vedere. Allora, io avrei finito, però ci sono delle altre domande. O se mi fate delle altre domande, approfondiamo ancora qualcosa. Per esempio, vediamo un po' qua che, ecco, la DAD pone delle difficoltà non solo relazionali, ma anche didattiche. Sessione online per un numero variabile di roditori da 1 a 15. La DAD, ovviamente, la stiamo sperimentando tutti. Voi avete imparato come si fa, a lavorare nelle stanze? Perché? Con Zoom, per esempio, con Zoom si può lavorare, se siete in due, per esempio io, noi insegniamo sempre in due. Adesso mi metto qua senza far vedere questo, quindi spengo le slide e così ci vediamo. Ecco, perfetto. Ecco, dicevo che allora la DAD naturalmente è complessa.
però allora con Zoom io ho imparato anche a lavorare, noi siamo sempre in due e ci viviamo nelle stanze, si possono fare delle stanze per cui io mi prendo alcune allieve e vado in una stanza, la mia collega va nell'altra e questo può essere già una diversificazione che diciamo si può lavorare su livelli, questa è una cosa che magari potreste imparare. E poi, vabbè, certo, non è facile, come si fa a motivarle, soprattutto lo scritto, per esempio, lo scritto è complicato, se io le faccio scrivere, allora posso condividere la lavagna, cioè lo farete anche voi logicamente, per cui loro magari mi dettano qualcosa, io scrivo esattamente come loro mi dicono e poi lo correggiamo insieme, oppure chiedo loro di scrivere qualche cosa, scrivi... inventa che ti sei incontrata con un'amica ieri, loro scrivono, fanno la fotografia col telefonino, la mandano sul telefonino a me, io la guardo, la correggo, eccetera. Certo, è un po' complesso, per cui non so come fate voi, bisogna, ecco, tipo il filmato che ho fatto vedere o altre... ecco, si lavora bene con la DAD per la comprensione orale, mettendo dei DVD per la comprensione orale, dove si parte una situazione alla stazione, al bar e così via, quindi loro poi devono capire e devono intervenire per dire dove si svolge e così via. La produzione orale si può fare lo stesso perché le si può far raccontare, e la produzione scritta di solito noi prepariamo sempre il giorno prima uno script, qualcosa che vogliamo far leggere, lo fotografiamo e poi lo facciamo vedere a schermo intero. Poi c'è la complessità, molte delle mie mamme per esempio lavorano sul telefonino, altre delle volte non vengono perché adesso quando c'è scritto magari un figlio si ammala e sta a casa, ha bisogno del computer o del telefonino, per cui non si può. E quindi insomma ci si barcamena un po' come possibile fare. Allora, vediamo delle altre domande. Per esempio, ecco, parlando di DAD, cosa fare per superare il disagio di distanza? L'abbiamo già detto. Bisogna insegnare la grammatica come quante penso di aver risposto, penso. Eh sì. Ecco, come suscitare e mantenere la motivazione e l'apprendimento, questo è, e l'abbiamo già detto ma lo ribadiamo, stando molto ancorati ai loro bisogni, molto, e molto ancorati alla zona di sviluppo prossimale, dando loro degli esercizi o delle cose che possono fare senza frustrarle. Perché la frustrazione spesso in queste donne lo sappiamo benissimo. Poi noi per esempio mandiamo sempre in DAD tutte le cose che facciamo, le fotografiamo, gliele mandiamo sulla... Noi abbiamo una chat in cui noi le mandiamo in modo che loro le riguardano. L'altra cosa per esempio è che loro devono sempre avvisare col telefonino quando non vengono, e quando eravamo in presenza dicevamo che dopo 3 volte che loro non venivano e non avvisavano, noi le depennavamo perché abbiamo una lista di donne e quindi sì, poi insomma cerca di fare e poi se posso fare una domanda? Certo, assolutamente. Una cosa che nei laboratori che abbiamo fatto prima è stato chiesto ho riconosciuto una criticità da tante persone. È come gestire al meglio una classe con dislivello, con A1, A2, B1, 0 certo. In classe. Sarebbe da evitare, ma la prassi, cioè, succede lo stesso. No, ma certo, in ogni classe ci sono dei dislivelli, assolutamente, anche in A2, non è che tutti, cioè, perché poi nella A2... Allora, noi dobbiamo considerare sempre le 4 abilità, comprensione orale, comprensione scritta. Allora, tutti sono iscritti in A2, mettiamo, però c'è magari chi parla meglio o chi scrive meglio dell'altro e così via. Quindi ci sono già dei livelli lì. Quindi, come gestirli? Allora,
quando facciamo la parte della produzione orale, della comprensione della produzione orale, raccontami cosa hai fatto ieri, fingiamo di andare dal medico, il tuo bambino non sta bene, che cosa fai, eccetera. Allora, nell'orale tutti sono praticamente alla pari e io posso lavorare bene sull'orale. Ci possono essere delle differenze anche lì, però se io ho un analfabeto in lingua madre, l'analfabeto in lingua madre parla, no? E magari parla meglio delle altre, o ha imparato meglio delle altre. Per cui allora nella parte di comprensione e di produzione orale sono tutti praticamente allo stesso livello. E quindi io l'esercito nel parlare, nel dire, nel dire quello che pensano, le correggo quando sbagliano e così via. Questo quindi comprensione e produzione orale va bene per tutti. Le differenze maggiori sono ovviamente nello scritto, nella produzione scritta, nella comprensione scritta e nella produzione scritta. Quelle sono le differenze grosse che ci sono. E allora come faccio? Come ho detto prima, sono a un livello magari di scrittura molto diversa. Allora faccio per esempio, racconta cosa hai fatto, racconta, non so, mettiamo un incontro con un'amica e gli faccio delle domande, le faccio produrre oralmente, però facendo le domande. Come si chiama la tua amica? Lo scrivo sulla lavagna. Come si chiama la tua amica? Quando l'hai incontrata? Quanto tempo siete stati insieme? Che cosa avete fatto? Eri contenta? A che ora sei tornata a casa? Queste sono le domande stimolo. Allora, nella produzione orale tutti possono rispondere. Nella produzione scritta pretendo da quelle che possono darle la risposta a tutte le domande e a quelle che invece sono molto più così, come si chiama la tua amica, quando l'hai vista, oppure quanto tempo siete stati insieme, o cosa avete fatto insieme, e faccio soltanto tre. E se loro mi scrivono, la mia amica si chiama Luisa, ieri siamo andate al bar e io ero contenta, è già tantissimo. Da quello un pochettino più in su pretendo che mi risponda un po' a tutte le domande. Allora, nella produzione scritta di solito io faccio così. A domanda rispondo. Allora, come si chiama la tua amica? Loro scrivono sotto a tutta, la mia amica si chiama, non mi accontento di Maria, la mia amica si chiama Maria. Quando l'hai vista ieri? Ho visto Maria. A che ora? Ho visto Maria alle 5. Quindi a domanda rispondo. In secondo livello loro devono riscrivere il testo senza le domande. Quindi la mia amica si chiama Maria, l'ho incontrata ieri, siamo andati al parco, eccetera. Quindi sono diversi livelli. Quindi è come se fosse un piccolo testo, però le domande di stimolo sono sempre molto importanti, sia nell'orale che nello scritto. Così le guidiamo. D'altra parte anche nei livelli A2, quando si fa l'esame, se le mie devono dare l'esame A2, la comprensione scritta viene sempre data con delle domande stimolo. Ecco. Questo però presuppone, penso, che la classe ha già imparato a accettare che ci sono livelli diversi e che ci sono aspettative diversi da un allievo a un'altra allieva, quindi sono in pace con questa cosa. Assolutamente, ma questo va detto quasi all'inizio, quando si inizia, è una specie di patto che viene fatto tra di loro. Allora, primo giorno di scuola, buongiorno a tutti, qui siamo in 20. Lo sapete che qua ognuna ha imparato delle cose, un'altra ha imparato delle altre, per cui uno ci metterà più tempo. Questo va detto, da chiarito quasi subito, a seconda del livello ovviamente di lingua, però questo loro lo capiscono poi, non c'è nessuna ragazza che diciamo protesta perché magari, no, questo è evidente, è un patto sotteso, che si può dirlo apertamente proprio, A dirlo apertamente. Ognuno ha i propri tempi per imparare e ha dietro una storia che le ha permesso di arrivare a quel livello.
poi tutti insieme andiamo avanti, però andiamo avanti con percorsi differenti a seconda di quello che, diciamo, di quello che della propria storia. In questo senso, quanto conta la cultura di base, cioè avere raggiunto un certo tipo di livello di apprendimento nella lingua di base, nel poi apprenderne un'altra? Conta moltissimo. Chi ha studiato, io ho in classe per esempio una dentista indiana che ovviamente lei ci mette molto meno tempo, perché diciamo nel nostro cervello, provate a immaginare un mare da cui vengono fuori degli iceberg, delle punte. Ecco, questa punta di iceberg è il cinese, e poi c'è un po' più lontano c'è un altro iceberg che è l'arabo, e poi un altro italiano. Allora, sono profondamente diverse le lingue, ma sotto il cervello funziona praticamente uguale per tutte le lingue, per cui una che ha imparato a esprimersi in un certo modo, ha imparato a fare i temi, mettiamo, piuttosto che a capire come si correggono gli errori e così via, queste cose le trasferisce nelle altre lingue. Poi certo devi imparare la lingua, però a parte il fatto che tutti imparano come interlingua con le fasi che abbiamo visto prima, però se una ha studiato naturalmente ci mette molto meno tempo. Gli analfabeti in lingua madre piuttosto che i debolmente alfabetizzati, che sono quelle persone che magari hanno fatto la prima, la seconda, la terza, cioè 3 anni di scuola 15 anni fa e poi non hanno più fatto niente, cioè fanno molta fatica, molta, molta fatica. Per cui la differenziazione dell'apprendimento va proprio lì, insomma, con certi vai più veloce e pretendi di più, con altri vai più lento e pretendi di meno. E questo da tutti viene assolutamente capito, di questo non dobbiamo mai preoccuparci. Bene, senti, io credo che dobbiamo avviarci verso la fine, perché sì, è chiaro che ti staremmo ad ascoltare, a fare domande per un'altra ora, ora e mezza, due, forse anche la settimana prossima, eccetera, ma i patti non erano questi. Certo. No? Allora diciamo che i nostri laboratori hanno avuto l'obiettivo di creare disequilibrio, di mettersi in discussione. L'incontro con te ha avuto il compito, ha avuto come obiettivo di mettere un po' di ordine e ha fatto venire la voglia di approfondire, di organizzarsi, di cercare strumenti, e tu ce ne hai indicati molti. Allora ti ringraziamo, io non escludo che a un certo punto ti chiameremo tra qualche mese, se tu avrai voglia, per un follow up con questi gruppi. Okay. E ricordo a tutti che la settimana prossima abbiamo l'incontro sulle criticità della relazione e nel campo della relazione e le criticità anche nella relazione interculturale. Per cui c'è l'incontro con Sara Balducci e Silvana Caroli, che sono qui stasera e salutano, eccole qui che fanno ciao con la canina, e ci vedremo la settimana prossima, e ci saremo anche io e Lisbeth per qualche input sul piano dell'intercultura. Se avete ancora qualcosa potete, cioè, è il momento di dirla. Io intanto comincio a dire grazie, e grazie a Gabriele, grazie a tutti quanti, e grazie anche al negozio civico che ci ospita sempre con grande efficienza. E una volta ci ospitava fisicamente in Via Laghetto, adesso ci ospita sulla sua piattaforma ogni tanto e ci fa sempre molto piacere. Bene. Allora, grazie a voi dell'attenzione e buon lavoro in questo lavoro che è bellissimo, devo dire, proprio bello, bello. Grazie. E se per caso, ecco, un'altra cosa che volevo dire, se volete venire alla quando, chi lo sa, quando si aprirà la Fondazione ISMU, che è in via Copernico 1, ha veramente un vasto parco materiali che dà in prestito gratuito, abbiamo libri, abbiamo video, abbiamo una marea di roba. Se voi venite, magari, non so, tramite Paola, mi telefonate, ci diamo un appuntamento, vi illustro quello che c'è, vi prendete delle cose gratuitamente, e anche facciamo consulenza gratuita per chi ha problemi o
eccetera. Quindi è benissimo. Ecco, quindi lo scriviamo sulla piattaforma. Che no, via Copernico 1, via Copernico 1. Io ho preso nota, se abbiamo preso 17, 1, perché questo vedo una via Copernico 1, angolo via Galvani, che è a 2 minuti a piedi dalla stazione centrale. Per chi sta a Milano, ok. Per chi sta a Milano, certo. Sì, beh, ma anche per chi viene fuori. Va bene. Va bene, allora, grazie a tutte e buon lavoro.